una volta che si sono fermate, che si è fermato più che altro il consorzio che è responsabile, diciamo, dell'approvvigionamento idrico ai nostri agricoltori, da lì è entrato in crisi l'intero comparto, l'intero sistema di produzione. Qui i nostri agricoltori camaballesi, soprattutto rispetto al triangolo famoso di Castelvetrano e Partanna, che è famoso per la macellaria del Belice, ma soprattutto a Campobello, i nostri olivicoltori sono riusciti nel corso degli anni a raggiungere altissimi livelli di qualità di produzione di olive da mensa e quindi non soltanto di olive da olio, e questi hanno particolarmente cura per questo tipo di coltivazione, avendo la risorsa idrica principale. Venuta a mancare questa, è entrata in forte crisi il sistema e la poca acqua che comunque è stata garantita dal consorzio con notevoli sforzi, con tanti disagi da parte degli agricoltori che l'hanno avuta razionata al massimo e non sempre, non costantemente, ha messo in ginocchio l'intero comparto che ha, con i vari provvedimenti che poi il sistema regione, quindi con l'onorevole Schifani presidente, ha emanato tante ordinanze, alcune delle quali davano la possibilità proprio nell'emergenza di poter riattivare i pozzi che erano stati dismessi o addirittura di poterne fare alcune di nuove, ovviamente con i tempi e con i costi che tutto questo ha comportato e che comporterà. Tuttavia oggi si è andato avanti con un razionamento della risorsa idrica che oggi ha visto privilegiare un comparto di una zona territoriale piuttosto che domani un'altra, e con anche situazioni di pericolo della sopravvivenza non soltanto per l'anno in corso ma anche per le annate successive, perché la pianta di olivo che soffre quest'anno purtroppo risentirà di questi danni anche negli anni successivi. Ci siamo sentiti con i colleghi di Castelvetrano e di Partanna, abbiamo fatto una riunione proprio settimana scorsa con il Presidente del Consiglio. E abbiamo intenzione, credo che per lunedì, non questo avvenire, ma ancora l'altro, faremo un consiglio comunale aperto, invitando gli agricoltori, ma anche i dirigenti della regione, piuttosto che le forze politiche e sindacali, in un consiglio comunale aperto dei tre comuni che si terrà verosimilmente all'interno del parco archeologico di Selinunte, dove cercheremo di puntare il dito e di mettere a fuoco questo problema serio che preoccupa non soltanto i sindaci, ma le famiglie che stanno avendo grosse difficoltà in futuro, nell'immediato, ma anche nel prossimo futuro.